frequenti la scuola? Ti piace andare a scuola? A me onestamente andare a scuola a volte mi è stato difficile, sicuramente. Ho avuto anche un periodo in cui facevo fatica a dormire. A me piacerebbe andare a scuola e sapere che portare risultati. Se non porto risultati può diventare molto pesante. Molte cose anche si possono imparare da soli, naturalmente, però sicuramente avere un percorso di studi, avere un percorso che dopo ti porterà ad essere una persona più competente nella vita può aiutare in molti casi anche nel capire le persone diverse da te. Verso le superiori il mio rendimento scolastico è stato ottimo e sono stato anche compreso, sono state anche compresi le mie modalità, ho trovato una classe comunque molto accogliente, molto diciamo disponibile all'ascolto, nella comprensione. Gli ultimi 3 anni superiori sono stati molto divertenti, anche sono volati. Quando frequento l'università mi piace un botto, mi piace scoprire cose nuove, mi piace studiare i temi che studio. Per me è importante andare a scuola, è importante raggiungere degli obiettivi, poter studiare e cercare appunto di acquisire nuove cose e migliorare il più possibile. Mi piacerebbe sì scuola e anche poter vivere la normalità, bere qualcosa con gli amici, magari in questo periodo che le palestre sono chiuse poter ricominciare finalmente palestra, un po' vivere la vita normale che tutte le persone normali vivono. Quando ero piccola, all'incirca alle elementari, facevo la capricciosa, fingevo di darmi malata e verso le medie e le superiori ha cominciato a piacermi. Allora sì, perché imparavo cose nuove, studiavo molto anche se mi serviva aiuto, mi piaceva molto vedere i miei compagni di classe. È importante che un ragazzo con disturbo dello spettro autistico frequenti la scuola? Mio figlio ha frequentato il liceo delle scienze umane, ha fatto 5 anni, ha fatto la maturità nel 2018, una maturità tutta particolare, molto bella, molto emozionante, e sono stati 5 anni molto belli. Ho avuto un insegnante di sostegno bravissima, si è fatta sfidare da Marcello, che non è facile, negli anni l'ha conosciuto, così come gli insegnanti curricolari. C'erano delle materie che gli piacevano di più, quelle umanistiche, delle materie in cui piacevano di meno, per cui era tutto strutturato su questa, anche il lavoro con lui su questa cosa qui. Ha fatto per un periodo la comunicazione facilitata, per cui faceva delle piccole verifiche con giusto o sbagliato, segnando, scrivendo un po', con un educatore anche lì molto bravo. E negli anni questo rapporto tra insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari, educatori e classe è cresciuto tantissimo. Abbiamo partecipato alle gite, tutto come era lui, come poteva lui rapportarsi in questo ambiente. Sono stati veramente 5 anni molto importanti, non tanto perché ha avuto il diploma, non ha fatto le cose degli altri, ma perché ha avuto la possibilità di rapportarsi negli altri, di arricchire gli altri, di essere arricchito. È stato proprio uno scambio, sono stati 5 anni molto belli. È stata sempre molto felice di frequentare la scuola, perché era molto felice di trovarsi insieme a suoi pari, di condividere delle esperienze insieme a suoi pari. È molto importante, è stato un percorso in cui è cresciuta inizialmente nel suo contesto di paese, alla primaria e alla secondaria, in cui i suoi compagni l'hanno conosciuta per quello che è Chiara ed è accettata dai suoi pari, e poi anche il fatto di essere autonoma e fare un percorso in cui lei, almeno alle superiori, in cui lei si sentiva autonoma, e anche vivere non solo la scuola ma vivere anche la città di Udine. Alle superiori si è fatta conoscere e si è fatta molto apprezzare ed è stato un percorso molto importante per lei.
Sì, frequenta la scuola. Ci va un po' volentieri, un po' no, dipende da quello che trova quando arriva a scuola. Non vive le cose come le vivono gli altri, quindi se trova un bel ambiente, accogliente, se trova compagni che volontariamente o involontariamente con lei sono accoglienti, sono carini, lei è contenta, sta bene. Se trova, senza dare colpa a nessuno, ma se trova un muro davanti, se trova indifferenza o ignoranza, ma in senso buono ignoranza, nel senso che travisano i suoi comportamenti, è chiaro che lei poi si chiude in se stessa e quell'ambiente lì per lei diventa un ambiente ostile, quindi non ci va più volentieri. Sì, è importante, la scuola secondo me è un luogo di socializzazione per eccellenza, quindi è giusto che la frequenti, esattamente come gli altri del resto. La scuola è un ottimo posto dove appunto crescere, imparare a socializzare, a stare con gli altri, imparare tutta una serie di cose che poi servono nella vita adulta. Direi sicuramente di sì. La scuola è intesa non solamente come luogo di apprendimento, quindi come luogo dove apprendere nozioni di carattere didattico, che sono sicuramente importanti per la crescita di tutti, ma la scuola è per tutti i bambini e in particolare poi per i bambini con autismo una palestra di vita dentro la quale poter sviluppare quelle competenze di carattere trasversali, sociali, interpersonali e potersi così adattare ai diversi contesti di vita in quello che è poi il percorso di crescita nella vita adulta. Cosa ti fa stare bene quando sei a scuola? Mi faceva stare bene il sostegno della mia insegnante. L'ultima che ho avuto era molto affettuosa e poi anche il conforto delle mie amiche, che qualche volta mi è capitato che in alcuni momenti un po' difficili loro mi davano sostegno e mi consolavano. Essere me stesso, esprimere me stesso ad esempio nelle materie di grafica, esprimere me stesso nell'informatica e dare il meglio, dare il mio 101%. Cosa secondo te funziona della scuola e fa stare bene tua figlia? Riuscire ad interpretare i comportamenti delle altre persone è stato un apprendimento che è durato lungo un percorso abbastanza lungo, insomma dura tuttora. E quindi il filtro di adulti competenti come gli insegnanti di sostegno e educatori è stato importantissimo. La scuola è un mondo grande, ci sono cose che funzionano e cose che non funzionano. Sicuramente è un parco di prove di socializzazione notevole per me, perché c'è la possibilità di interagire con i propri pari, quindi secondo me per eccellenza è il posto dove potrebbe avere più opportunità proprio per imparare a stare con gli altri. Cosa secondo te funziona della scuola e fa stare bene un ragazzo con disturbo dello spettro autistico? Beh, sicuramente nel nostro paese sono state introdotte delle normative, tra cui quelle nel contesto scolastico, che puntano molto sull'idea di inclusione, quindi sull'idea dei diritti e quindi sulla dare l'opportunità a tutti i bambini, indipendentemente da quelle che sono le loro caratteristiche di disabilità, di poter accedere ai contesti, al contesto scolastico, quindi al luogo dell'apprendimento. D'altro canto, questo crede di aggiungere alla variabile valoriale che la normativa ben sancisce anche una serie di pratiche e di interventi che siano fondati sull'evidenza. Oramai la letteratura da questo punto di vista ci dà un'idea, una linea molto chiara di quelle che possono essere le cose giuste da attuare per favorire sia i processi di apprendimento che di sviluppo, ma anche poi di inclusione sociale di questi bambini. Diventa molto importante l'utilizzo di agende visive, in modo che il ragazzo sappia sempre non soltanto che materia, che insegnante c'è, ma anche la programmazione delle attività nel corso dell'ora, nel corso della giornata, che cosa deve aspettare. Molto spesso sono ragazzi con un forte senso di ansia, no?
Quindi la cosa più importante diventa sapere adesso dove sono, dove andiamo, saperlo con chiarezza. Cosa ti mette in difficoltà quando sei a scuola? Cosa cambieresti? A volte ho avuto alcune difficoltà, soprattutto alle medie e anche in questo periodo, io faccio la quarta superiore. Alle medie ero un po' bullizzato a scuola, insomma, anche alle elementari. Alle superiori invece per fortuna ho incontrato una classe di persone nuove che mi sono state appunto amiche, mi hanno aiutato. Ci veniamo fuori da scuola, siamo proprio una compagnia diventati. E con la scuola comunque spesso mi ritrovo in difficoltà nell'organizzarmi con i tempi, faccio difficoltà a capirmi con alcuni professori. Purtroppo da piccolo non me la sono vista tanto bene, perché sin dalla prima elementare fino alla prima media ho subito bullismo. Venivo pestato da dei ragazzini, da dei miei coetanei di altre sezioni. Che motivo hanno di pestarmi? Poi diciamo che ho capito più avanti negli anni, quando appunto ho scoperto di essere autistico, che non venivo compreso. Purtroppo devo dire anche che le maestre, che al tempo non moderavano la situazione, all'inizio degli anni 2000 non si voleva sentire della parola bullismo nelle scuole, nelle elementari, nelle superiori, e quindi facevano muro di gomma. Questi ragazzi durante l'orario scolastico mi avevano anche rotto il braccio sinistro, ad esempio lì le maestre mi hanno tenuto lì fino alla fine col braccio rotto, e sì, se ne sbattevano altamente di me perché io ero il problema per loro. Poi finalmente verso la fine della prima media le cose sono cambiate, cambiando appunto istituto. Forse la cosa più grave del non capire l'autismo in una scuola pubblica, perché sì, festeggiamo il giorno dell'autismo, ma in una scuola in cui nessuno lo capisce, e qua c'è da farsi delle domande belle grosse. La mia distrazione. Ogni tanto quando facevo lezione mi capitava di scarabocchiare i miei disegni, alcuni personaggini sui libri di scuola, tra letteratura, storia, filosofia, in qualche pagina mentre si studiava. Ma poi dovevo chiedere alla mia prof di dire dove siamo, un'altra cosa è che avrei tanto voluto non avere il mio problema, quello che ho adesso come disturbo autistico, nel senso dire che mi sarebbe piaciuto essere come gli altri ragazzi normali, essere più responsabile, più attenta e più sveglia.